Domenica 19 giugno. Matteo 6, 25-33. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, il Signore Gesù ammaestrava le folle dicendo: «Io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Dodici anni fa usciva nelle sale un meraviglioso film intitolato Uomini di Dio, che racconta la storia di una piccola comunità di monaci cistercensi che negli anni 90 viveva in un villaggio dell'Algeria abitato da una piccola popolazione di fede musulmana. In seguito al diffondersi anche in quella regione di un movimento musulmano integralista, il governo stesso aveva chiesto ai monaci di lasciare il loro monastero per tornare in Francia. Ma il priore di quella comunità, Frère Christian de Chergé, decise di rimanere. L'unica risposta che si sentiva di dare di fronte alla minaccia del terrorismo era quella di chi non ha paura di affrontare l'odio con l'amore. La decisione è dura da accettare per gli altri monaci, che pure condividono la sua passione per il Vangelo. E in una scena uno dei monaci dice a un altro: «Non posso consegnare la mia vita ai terroristi». Ma la risposta che riceve dal monaco più anziano e più saggio è meravigliosa. Tu, la tua vita, l'hai già consegnata a Gesù. Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete, che indosserete. Piuttosto cercate la giustizia del regno di Dio. Questo ci dice oggi il Vangelo. Cercate colui al quale potete consegnare la vostra vita. Perché tutto il resto, quello che riempie gli armadi, i conti in banca, lo stomaco, quello che apparentemente rende felici, in realtà svuota la vita. Dona una felicità apparente, transitoria, ma che non dura. Anzi, ci insegna il Vangelo, più saranno i beni che possiederai e più sarà la tua angoscia nel tentativo di difenderli. E tutti gli altri intorno a te diventeranno dei possibili nemici invece che dei fratelli. Nemici della tua felicità, perché hanno più di te. Nemici della tua ricchezza, perché potrebbero privartene. Tutti saranno potenzialmente ladri della tua felicità. Solamente se la tua vita sarà consegnata, potrai vivere liberamente. Quella libertà di chi non insegue la felicità come qualcosa da guadagnare o da sottrarre ad altri, ma come un dono che ci viene fatto e che liberamente possiamo accettare. Ecco qual è il più grande ansiolitico della storia: saperci consegnare a Dio, che è Padre, e come ogni padre sa bene di cosa abbiamo bisogno. Con questa consapevolezza, i monaci di Tibirne, in Algeria, consumeranno la loro ultima cena, che nel film è tratteggiata in maniera meravigliosa. Un monaco tira fuori due bottiglie di vino, il vino buono, che stappa, e accende lo stereo e la musica diffonde Tchaikovsky, e mentre la tensione pian piano si stempera, i visi segnati dalla tensione, induriti dalla paura, si aprono in un sorriso e anche nel pianto, in un pianto liberatorio di chi ha deciso di restare
per affermare che la propria vita è consegnata all'amore. La vita non è fatta per essere trattenuta nell'angoscia, ma per essere donata nell'amore. Buona domenica!